Ciao a tutti, un bacione enorme dalla vostra amica. Sì, sono in pigiamata, casareccia, sono a casa in ferie e ho detto finalmente riesco a farvi il video postazione che tanti mi chiedono, soprattutto Daniela su Instagram, che bella gioia, ma non so quante volte me l'ha chiesto, tante volte non riesco a risponderti, tante volte no. Finalmente, ecco, adesso non so quando lo vedrete, comunque siamo qua. Allora, casa nuova, per chi mi conosce lo sapete che ormai siamo qua da 2 mesi ormai, amore. Sì. 2 mesi ormai che abitiamo qui e finalmente, dopo vi aver fatto l'home tour di tutta la casa così alla veloce, adesso vi faccio la postazione cartopazza, che è tutta qua. Ecco la panoramica, poi pian piano adesso vi faccio vedere più o meno. Allora, beh, si parte da qui, qui vabbè, c'è la mia... Qua vabbè, sono altre cose che non c'entrano, faldoni, robe varie del lavoro. Qui si parte all'inizio della mia postazione con la mia prima Alex, che è, l'ho dedicata proprio tutta la cartopazia. E vi faccio vedere proprio la veloce, parto dal basso, dai. Washi tape, paper tape, poi vi farò con calma, Vi farò vedere tutto bene, per cassetto faremo un video solo per magari tutti i washi tape, come facevamo di solito, aggiornamenti. E ho cercato di dividere un po' quelli un po' col dorato, tutti qua. Questi con delle grechine, tutti qua. E poi quest'altri un po' tutti festivi, c'è Pasqua, Natale, San Valentino, i compleanni vari. Questi che sono un po' tutti con le grechette, insomma, vi farò vedere meglio, adesso vi faccio vedere veloce perché sennò viene un video di un'ora, non va bene. Poi quest'altri, tutti quelli lucidi di Tiger, delle varie collezioni. Qua ci sono un po' quelli con gli animaletti, insetti, robe varie, un po' così, un po' cos'è. Qua tutti unicornosi, un po' pucciosoni. Qua c'è la mia piantina grassa che spero non muoia. È sulla buona strada. È sulla buona strada, però non lo so, non lo so. Poi qui c'è la cassettiera con un po' di decorazioni varie per quando faccio le card, così poi è rimasto un po' di robina varia, ma non sto qua a soffermarmi ulteriormente. Pennellini, pennelletti. Qua c'è uno dei miei tablet, poggia tablet. I miei peluscetti, questo che mi ha regalato la mia Maila, questo che è arrivato con una collaborazione. Poi qui c'è la valigetta dei... Diamantenti. Adesso non so, vado sopra e poi scendiamo. No, va dove vuoi. Dove voglio. Qua c'è una scatola dove ci sono robine varie. Non sto qua a farvi vedere. Altre cosine di diamantenti. Qua ci sono cosine un po' decorative. Faccio un po' veloce. Sia piano perché ci sono sopra. Qua ci sono cose di diamantenti. Aspettate. Ok. Qua c'è un'altra scatoletta dove io ho, non mi ricordo neanche, sì, adesso mi ricordo, pennine varie, altre cosine. Aspettate, devo chiudere così. Poi porto occhiali e qua ci sono i miei occhiali. Qua ho le mie gommine, tutte le mie gommine, che non mi soffermo, vi farò un video aggiornamento di tutte le mie gommine, sapete che io le colleziono. Qui abbiamo il mio caricabatterie e qua ho la mia prima scatola fatta con i diamantenti dove ho tutti i miei caricabatterie dell'orologio, tatutata. Poi unicorno fatto da me di diamantenti e qui ho le mie card, biglietti d'auguri, quelli che ho fatto anche nei video. Lì sopra ho le tempere, vari pennelli, vari tutti accessori delle creazioni, adesivi, gommolosi, tutte quelle cose lì, insomma. Poi qua ci sono tutte le mie LOL. Ah, e qui ho tutti i miei, le mie tele di diamantenti in quella scatola qua, che vi farò vedere in un altro video. Adesso facciamo molto velocemente così, se no lì avete tutti i miei cosine che ho trovato nelle buste dell'edicola, delle uova di Pasqua, tutte le mie LOL. Poi aspettate che passo di qui, tacchete, così scendiamo così. Qua ho attaccato altre mie creazioni. Questo qua è fantastico, quando entra aria dalla finestra sventola da tutte le parti. Poi qui c'è l'unicorno, ma là c'è il mio Kiki, ve lo facciamo vedere dopo. Credo che somiglia al mio Kiki, sia un'altra creazione mia. Qua avevo le attrezzature, quando io guardo il tablet e quando faccio i video. Qua ho una cesta con i peluche. Poi qui, mega scatolona. Sì, queste qua me le ha messe mia suocera per l'antitarme. Che poi non ci sono le tarme, perché lei pensa che vadano via tutti gli insetti, non entrano dalla finestra con questa. No, in compenso vengono le... In compenso, i calabroni lì, sì, no, ogni tanto api. Spara dentro un'ape. Senti, stuntunta. Mamma mia, ok, vabbè. Qua ho tutte le mie, i miei, come si chiamano qua, quelli che vi ho fatto anche il video, scrapbook, che ci sono alcuni da fare, alcuni li ho fatti tutti, sono 6 o 7 fatti che vi avevo fatto il video. Qua ci sono i sticker, prima parte di sticker, questa box qua che non ci stavano più sotto, e questo è pieno di sticker, quelli che mi ha regalato anche Sharon,
E poi qui c'è la mia fantastica vetrinetta pitturata da me, perché era blu e diventata bianca. Una cosa riciclata che andava buttata. Sì, andava buttata, ma chi se ne frega. Io ho detto no, la voglio tenere, la voglio sistemare, che poi non sta tanto chiusa, ma io ho fatto questo, ho attaccato degli stick, ci ho attaccato il mio nastrino, ogni volta ci faccio il fiocchetto, poi non è che la apro tutti i minuti. E niente, ci ho attaccato questi fatti con i diamond painting. E si apre così, normalmente, un'antina di vetro, si vede che è stata pitturata da me, perché ci sono le sbavature, però vai bene, i dettagli. Okay. Allora, qua ho suddiviso un pochino tutti i miei sticker, ma non mi soffermo, non apro nessuna scatola, perché vi farò un video solo per questa vetrinetta. Infatti c'è mio marito che spalanca fuori gli occhi, poverino, non sono a cuore. No, io qui non sono a cuore, sono sparaflesciati, come dire, non fammelo fare, perché... Ma ecco, quanti sono? Ma sono tutti sticker questi qua? Qua ci sono, no? Sticky notes... qua ci vedete che io ho cercato di suddividere quelli di Halloween, gommosi con i glitter, ho fatto un po' di suddivisioni, quelli di Pasqua, cuoricini, Natale, poi qua ci sono quelli che ho fatto con i washi tape, stavo dicendo, se straparlo, con diamond painting, che poi ne ho ancora un giro da fare. Questa qua è un'altra scatolina fatta, insomma, tutte quelle che vedete, vedete che adesso pian piano vi faccio vedere anche un po' le creazioni. E qui niente, anche qua vedete, per dire, ci sono scatole con dentro tutti i miei sticky notes. Però qua ci sono ancora sticker, sono tutti sticker. Tutti sticker. Poi qua abbiamo due deodoranti, questi qua che ormai ce l'ho fissa anche questi in casa, questi che sono per i diamond painting, qua c'ho due scatole vuote e qua invece ho sempre sticker e altri sticky notes qua sotto. Però vi ripeto, il contenuto della vetrinetta, vi farò un video, cosa c'è nella mia vetrinetta cartapazzosa. Così ci soffermiamo solo su questa, perché sennò soffermarci qui vuol dire passare un'ora qua così. Andar bene un'ora. Anche no, perché le scatole sono tante. Però adesso il mio ordine qui così mi piace, ci capisco un po' di più e insomma, ecco. E adesso là sopra vi ho detto... Mi sembra più ordinata dell'altra, o sbaglio? Ditemelo nei commenti se sono ordinata. No, questa mi sembra più ordinata di quella che c'era nell'altra sì, casa. Sì, perché comunque ho cercato di... Meno schiacciatento la roba. No, credici. Credo, c'ho tutta una parete per me, amore mio. T'ho lasciato un angolo a te lì, così, lasciamo perdere. Qui altra scatolotta fatta con i diamond painting, dove qui c'ho dentro alcuni astucci. Sì, così, vabbè, perché? Poi qua c'è la mia, il mio schermo LED quando faccio i diamond painting. E qui... varie cose, bustine, bustelle, altri clip che faccio io, colle, robe di scorta. Qui tutti i timbri, timbrini, timbretti da tutte le parti, chi più ne ha più ne metta. Anche qua i clear stamp, un po' tutte di quelle cose. E qua tutti i miei astucci, pastelli, pastellini, anche qua. Non mi soffermo, vi rifarò l'aggiornamento che vi avevo fatto, cosa c'è in tutti i miei astucci. Perciò video ce ne saranno da fare ancora, amore mio. Poi qui colle, tutte un po' le cose un po' con la caldo, tutta la mia attrezzatura vinilica, insomma un po' di roba. Qui partono tutte le carte da scrapbook, poi robe gommolose, in feltro, un po' tutte le cosine che sapete che io ho e compravo. Idem qua, perché poi ne sono arrivate altre grazie a Sharon che mi ha regalato tutte le mie libricini di scrap con le carte che si usano per fare appunto gli scrapbook che vi ho detto, che sono tutti qua dentro sopra qua. Poi novità, finalmente l'ho usato, è il mio carrellino che di là nella casa vecchia non avevo perché non sapevo dove mettere, almeno qui me lo prendo, me lo gestisco così, tacchete, e ho messo tutti, aspettate che qua si è spostato, tutti i miei portapenne che prima avevo tutti lì sulla mia scrivania, adesso sono tutti qua con tutte le mie penne pucciose, penne glitterate, la pennona, la matitona gigante, poi la borsettina fatta con gli diamond painting, astuccino vario, astuccini vari, insomma qua c'ho tutte le mie penne, pastelli che uso un po' di più, dopo c'ho tutti gli astucci dentro là, ecco. E questo è il mio carrellino, super bello. Ma bello. È troppo comodo più che altro, perché io, ragazzi, sono qua così, lo tiro, lo avvicino, lo fai, sei qua alla scrivania, insomma. E poi appunto siamo qui dove ho questi due che non sono libri, sono finti libri, dove ho dentro le cose per quando faccio la mia Midori, questa vintage, e il mio astuccino, un altro qua pelosotto di Tiger, dove ho le cose, attrezzatura quando faccio i diamond painting, quella che uso di più a portata di mano, e avrei la mia sveglia, qua c'ho sempre il mio cellulare, altri due portapenne, tre con questo, anzi scusate, 4, perché dietro lì c'è quello con le matite,
che è quello più bello che ho, perché c'è scritto anche Nika, me l'ha fatto mio maritino con la stampante in 3D, proprio più a portata di mano. Poi qui ho altre cose comunque dentro di scorta che mi servono, pance, scotch, altri astuccini e altre cosine varie, insomma, sono dentro lì. E qui ho, beh, disinfettanti vari qua, lascia perdere la pila, e qua ho dei quaderni, pieno di quaderni pelosi, ma anche qui, se volete, vi farò tutti i miei quaderni, tutte le mie agende, sono altri video che è meglio non soffermarsi adesso, se non ce la facciamo più. E qua ho altri quadernini, fogli di scorta per l'agenda, il mio tappetino quando faccio le creazioni, tutte le mie cose, insomma, ecco, tutte le mie rovine. Poi, ah, scusate, qua non vi ho fatto vedere, qua ci sono comunque altre le carte della plastificatrice, altri quadernini, poi dovrebbero esserci in giro anche, vabbè, queste sono le mie card delle Santoro, dovrebbero esserci anche gli album che sono lì sopra, insomma, dopo c'ho in giro un po' di tutto così. Qua c'ho le mie stampantine, la mia Polaroid, altro porta occhiali con questi occhiali che faccio un po' fatica a mettere quando leggo, quando faccio le cose, perché sono gli altri, i miei cicche varie, astuccino, la mia Fonemo, insomma un po' di cose, la lente. E qui sotto ho un pochino le scatole dei tablet, del telefono, del, come si chiama, dell'orologio, tutte scatoline, scatolette. Qua c'ho dentro un po' di robine, di altri cavettini. Qua è il cassetto un po' delle cose barra tecnologiche, se possiamo dire, e altre cuffie e basta. Poi vabbè, qui vabbè, ho le mie lampade che sono queste qua, una l'attacco quando faccio il video, questa è sempre attaccata in modo che riesco solo a fare tac, questa invece l'attacco solo quando faccio il video. E qua ho tutte le mie altre penne che sono più portata di mano, clip varie. Qua nei cassettini ho queste cosine che non mi soffermo troppo perché tanto sono tutte cosine portate di mano, che qui i cassettini. Questo è un altro che è arrivato in collaborazione, dove ho messo la colla, quella nastro, e un pochino di cosine. Qua altri cassettini, dove ho tutte sempre, vabbè, graffettine, gommine. So che a voi vi interessa vedere cosa c'ho, però lo faremo magari a parte, perché sennò qua è un casino. Anche qua tutte clip, idem. Qua c'ho alcuni evidenziatori, clip, altre penne, che quelle che uso un po' di più, e altri evidenziatori, colle, i miei evidenziatori, questo che qua portata di mano, altre clip, li vedete, qua i block notes, quelli che sto usando quando mi serve per fare la brutta, scrivere qualcosa, qui altri cassettini pieni di clip e altre cosine, vedete, di scorta, e idem. Qua vabbè, c'ho la pinzatrice, la mia gomma, quella elettrica, la mia pattumierina, poi ce n'ho anche un'altra lì sotto, vi faccio vedere dopo. E qua vabbè, altri nastrini, qua ci sono tutte dentro delle clip, queste scatolette. Poi qua vabbè, ho tre correttori che poi presto spariranno perché inizia la scuola e i miei figli me li prendono. E altre clip, qua tutte un po' messe nelle scatoline varie, così. E di lì ci sono altri evidenziatori, e poi qua vabbè, fogliettini, temperini, altri sticky notes, poi qua temperini, e queste qua c'ho dentro delle graffettine ancora in questa scatolina di Tiger. Poi vediamo, taratù. Qua vabbè, ho cosine di Diamond Painting, dove io metto tutti quelli che mi avanzano qua dentro, insomma, tutto qua dietro. Comodino qua così, ho messo sotto altre robe, vedete dove ho tutti i vassoietti, che alcuni poi li ho anche dati via. E qua sempre cose di Diamond Painting, tutte le cosine che comunque arrivano, pattumiera. E poi vabbè, qua sopra altri cassettini, altre cosine che non vi faccio vedere, se no ciao non passa più. Qua c'ho il carrellino di Tiger, altri cassettini pieni di clip, quelle giganti di Tiger. Qua poi ho dentro, allora, le graffettine, qua tutti i portachiavi, lì degli stickerini. Poi, facciamo veloce così, magari accendo, no. E qua abbiamo i punch piccolini. Poi, qua ho tutte le mie clipettine, quelle magnetiche prese un po' da legami, anche un po' da Tiger, un po' in giro, sono tutte quelle che mettete nel segnalibro praticamente, i francobollini adesivi. Poi questo, vabbè, qua la mia scritta Nika, che non è attaccata stavolta.
Qua poi ho quei nastrini colorati, tipo correttori, ma sono quelli che lasciano la decorazione. E ho tutti questi cassettini pieni di quelli, un po' presi da Tiger, un po' presi su Stationery Pole, quello che è. Sono tutti questi nastrini. E poi lì tutte le mie casette, le casette dei puffi, chiamiamole così, con tutti gli sticky notes e tutte quelle cosine lì che, insomma, mi piace averle lì. E poi niente, mi sembra che manchi qua. Qui vabbè, ho il quaderno dei saluti, altri quadernini fatti con Diamond Penty, le mie agendine, qua un'altra scatola sempre fatta con Diamond Penty, dove c'è tutti i miei planner qua, la mia agendina, il segnalibro, altre agendine pelosotte, il mio bullet che sto usando quest'anno, idem la mia agenda che sto usando quest'anno, che mi vedete tutti i lunedì. Poi qui ho altre Midori, questa con la vintage che sto facendo, altre, insomma, tutte le mie Midorine, il mio carillon di Harry Potter. Ok, e poi qua tutta la sfizza di bullet che ho fatto in questi anni, perché l'agenda con voi sul canale, per chi vi segue da tanto, ho iniziato nel 2017, appunto questa è 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 e questa è 2022, poi qua ci sono altre cose, questa è quella dove scrivo tutte le mie serie TV, i miei film, questa ci sono dei disegni delle Santoro e questi qua sono i bullet che ho fatto quest'anno. E poi qua ci sono altre agende, quella di YouTube dove scrivo le robe e altre cose, quella dei washi tape e le mie Midori, insomma. Questa, in questa postazione sono riuscita a metterle tutte belle infilate come volevo io, perché prima erano tutte in uno scatolone di là e invece qua almeno quando voglio vado a rivedermele. Insomma, è bello, per chi piace l'agenda, mio marito fa la faccia, però è così, amore mio, la vista sì, è questa. Sì, piace a te. E poi vabbè, qua sopra sì, vi ho fatto vedere, vabbè, qua c'ho tutti i miei diamond che non tiro giù perché pesa un botto. E qua, vabbè, gli album delle Santoro, delle figurine. E credo di avervi fatto non vedere tutto, no? Qui abbiamo, vabbè, i miei disegni. Tutti i miei faldoni con tutti i miei disegni. Vedete, tutti qua sono qua con gli album dei disegni. Qua sotto li metto qua, così sono a portata di mano. Poi, vabbè, qua c'ho la mia collona della Giotto, che chi mi chiede come sigilli Diamond Penty, uso questa. Fino adesso l'ho usata con tantissimi ed è ancora un pochino meno della metà, però dura un botto ed è molto efficace. Beh, il mio scotch unicornoso, la mia taglia carta, un altro mio tappetino. Poi qua ci sono ancora dei washi, vero? Sono quelli ancora tinta uniti, sì. Ancora interati, sì, che non ci stavano qua, amore. E poi questi tutti di stoffa, un po' così. E qua c'ho tutte agende, quaderni, idem qua sotto, pieno di quaderni di Tiger, che mi avete visto negli innumerevoli video acquisti di Tiger. E qua tutto così, bello ordinato, io ci capisco, io faccio, io riesco a gestirmi la mia postazione, sono felice perché... E meno male la tua, è voglio grande, vedere se poi, la riesci. Questa è la mia sedia, presa da Mondo Convenienza. E niente, io sono felice ragazze, poi ci sarà, qua c'è la mia bucatrice, altre cosine, pastelli, insomma, io penso di avervi fatto vedere tutto nei cassettini, quello che è, poi magari chiedetemi voi, facci vedere specificatamente quello che preferiscono, video vetrinetta, facciamo tutto vetrinetta, video, cassettiera, washi, facciamo tutto quello, poi cosa avrei nelle tue scatoline queste, ve lo facciamo... solo per quello, perché se no non ce la facciamo, mio marito poverino. No, vabbè, non ha senso. Cioè, ok. Postazione, però. Sì, proprio. Però vabbè, questo è giusto per far vedere adesso come è messa la mia postazione, perché comunque siamo in casa nuova, è diversa, ed era giusto farvi vedere adesso la Nika come lavora, quando fa le sue cosine, ed è messa tutta qua così. Io spero vi piaccia, io sono contenta, poi ci sarà qualcuno che giustamente arriva e dice c'è troppe cose. È vero. Le ho. È vero, ma sono però troppe. Ognuno ha le sue soddisfazioni nella vita, ognuno ha le sue... Ah, contenta te! Sono contenta, importante così, quello, tutte dopo. Le mie cose mi piacciono, le uso, non dico tutte perché sarebbe una bugia enorme come il mondo, però pian piano nella vita, quando mi serve quello, quell'altro, so che ho, quello, uso, faccio, ho tutte le mie agende, sono contenta così, c'è chi si accontenta con altri vizi, io ho questo, ragazzi, è così, non so cosa dirvi, fatemi sapere nei commenti, sono qua pronta a rispondervi e spero per adesso di avervi accontentato, poi chiedetemi appunto voi nei commenti qualcosa che volete vedere più di specifico, che faremo un video apposta per quello, perciò bacioni, dalla mia postazione, ciao!